dico che abbiamo pronti via solo loro, il Frosinone è partito meglio di noi. Dico poi bravi ai ragazzi dopo, quando hanno reagito, hanno lavorato, hanno creduto comunque di recuperare una partita che a quel punto sembrava compromessa, lì gli dico bravi. Nell'economia della giornata sicuramente rimane un po' d'amaro in bocca, quindi se questo poi può dare un po' di strascico nei giocatori, prendiamo il bicchiere mezzo pieno. Diciamo che quando i giocatori sono vivi e sentono le critiche, di solito reagiscono per dimostrare che sanno fare meglio e quindi prendiamo questo come auspicio per la partita di Portogruaro di sabato prossimo. Lucchesi che dice che dopo la Pasqua dalla società arriveranno segnali su quello che sarà il finale di stagione del Pescara, di quello che vorrà fare il Pescara come società anche con Lucchesi. Sì, noi abbiamo dovuto dare priorità in queste settimane al lavoro della squadra, perché dopo il ciclo negativo abbiamo fatto le due vittorie. Poi siamo andati ad Ascoli per fare il salto di qualità e ci siamo rimbalzati bene bene. Diciamo che abbiamo dedicato l'ultimo periodo più a recuperare, ritrovare, stare vicini alla squadra, perché in questo momento l'immediatezza è quella, i tempi sono dalla nostra, la società è in grado di programmare la prossima stagione comunque con grande anticipo, perché vi ricordo l'anno scorso abbiamo iniziato a parlare di futuro il 20 di giugno, insomma, certo non dobbiamo perdere tempo, però la società ora dopo Pasqua farà le sue ragionamenti, ci confronteremo, parleremo, ma in questo momento prioritario è la squadra e ritrovarci, quindi ci siamo dedicati sostanzialmente a quello. Dopo Pasqua, con calma, ne parleremo. Diciamo, è comunque una stagione importante questa che stiamo disputando. Non ci fermiamo qua. Lavoreremo nelle prossime settimane perché se alla salvezza manca un punto o due, ma altrettanto uno, due, tre punti ci distaccano da un posto al sole, noi lavoreremo finché possibile per guadagnarci quel posto, per dare soddisfazione alla nostra tifoseria. E nell'occasione li ringraziamo comunque per tutto quello che fanno per noi.